Tutta la gloria va a Dio Onnipotente, nostro Padre Celeste, in Cristo Gesù. Buongiorno e buon sabato e buon fine settimana a tutti. Gloria a Dio. Leggo il messaggio. Buongiorno e buon sabato e buon fine settimana a tutti, fratelli e sorelle. Siamo state santificate nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito Santo del nostro Dio. Alleluia. Con questo siamo nella gioia di vivere secondo il comandamento di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Questo sento nella gioia di dirvi che il Signore veramente ha dato il suo figliolo Gesù Cristo per darci quella pace e quella gioia di vivere sereni e nella felicità in Cristo Gesù. Oggi il mondo va alla ricerca di cose che è piacevole, cose affascinanti. Ma bisogna stare attenti, perché a volte quell'affascinamento riflesso è soltanto un riflesso condizionato, che sembra come il sole quando riflette nell'acqua. Avete presente quando vi affacciate nell'acqua di un pozzo o in uno stagno dove c'è acqua e c'è il sole che risplende? È così. Vedete quel sole riflesso in quell'acqua, ma appena toccate l'acqua con un dito o con una bacchetta o con un bastone,
L'acqua si muove e l'immagine scompare. Questo è ciò che vi voglio dire. Il nemico vi abbaia incondizionatamente riflessa quella cosa che vi fa vedere splendente, gioiosa, tranquilla, quella strada larga, spaziosa, che vi porta al peccato, a essere allontanato da Dio e di Gesù. Perciò, miei cari nella grazia, io vi consiglio stamattina, ho sentito nel mio cuore di dirvi: abbassatevi. E quando vedete due strade, quella larga, spaziosa, che porta alla perdizione, e quella stretta strada che porta alla salvezza, che purtroppo bisogna abbassarsi, perché è stretta e bassa. Bisogna addirittura inchinarsi per passare, addirittura come un tunnel, ma quel tunnel, quando finirà, porta alla salvezza, alla gioia, all'amore. Grazie, papà. Questo mai messo nel cuore, Signore, stanotte. Alleluia. Santo sei, Signore. Meraviglioso. Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella mia vita, Signore. Ancora cambiami, Signore. Modellami, Signore, come il vasaio. Grazie, Signore, fai un vaso nuovo, Signore, che possa veramente abbeverare tutta l'umanità. Grazie, Padre. Alleluia, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti ringrazio e ti voglio pregare per tutta l'umanità, Signore. Benedicela, Signore, che possa risplendere come il sole, Signore. Grazie, come quel tunnel che tu hai creato che porta alla salvezza, che quando finisce spunta la luce divina tua, Signore, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, di ogni cosa vivente sul mondo intero. Grazie, Padre. Benedici le nostre famiglie, Signore, tutte quante, Signore, non ti dimenticare la mia, Signore. Benedici mia moglie, benedici i miei figli, Signore, benedici ancora mia nuora, mio genero, i miei nipotini, ancora i miei consuoceri, ancora tutto il mondo, Signore, fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore, se ne abbia ancora, Signore. Fai che possano diventare migliori dei miei amici, Signore. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Santo, santo sei. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Mie cari, nella grazia vi saluto, nella pace del Signore vi abbraccio, come se fossimo qui di presenza. Sì. Grazie, Signore, grazie per questa pace e un grande bacio da fratello Angelo. Che Dio ci benedica. Amen.